Io ringrazio intanto di questa opportunità. Io qua sono in veste di rappresentante del terzo settore, in particolare rappresento la realtà Scout che, parlo nell'ambito regionale, Genova in particolare, è molto attiva e molto presente. Per motivi professionali lavoro al Consiglio Nazionale della Ricerca e l'iniziativa Smart City ben conosco, quindi abbiamo già iniziato un'operazione di sensibilizzazione all'interno della realtà Scout. Ricollegandomi un pochettino al tema di questo incontro, innanzitutto posso dire che il terzo settore, comunque il volontariato in generale, rappresenta una parte fondamentale che all'interno di un'iniziativa come Smart City deve trovare il suo spazio e possibilità di collaborazione e cooperazione. L'azione del volontariato va sicuramente valorizzata, anche perché ritengo che, e qua cado un pochettino più nell'ambito strettamente scout, possiamo, grazie al coinvolgimento appunto degli scout, fare un'operazione di divulgazione in maniera molto capillare e molto efficace all'interno anche delle famiglie, e che significa costruire un percorso di sensibilizzazione a partire già dai bambini, quindi noi abbracciamo bambini che vanno a partire dagli 8 anni a salire. L'obiettivo dell'essere scout è costruire, arrivare al buon cittadino, quindi educare i ragazzi che ci sono affidati, i bambini, i ragazzi e quindi poi adulti alle scelte. Il sensibilizzare da giovani già alle tematiche che una città come Genova, candidata appunto a essere una smart city, è fondamentale. Quindi rappresentiamo un valore così, un intangibile, che non nell'immediato ma sul medio-lungo periodo sicuramente potrà dare i suoi frutti. Un'altra cosa importante è il network tra le associazioni di volontariato in generale, scout o non scout. Questo è una cosa molto importante. Io penso, mi riallaccio agli interventi precedenti, si parlava degli eventi alluvionali dello scorso novembre. Si è vista in maniera concreta l'azione, dico, del terzo settore, o comunque del volontariato. Il declinare il come facciamo volontariato, ecco, declinare in senso l'utilizzo della parte più tecnologica, della parte di innovazione, io qua mi permetto di dire che effettivamente forse serve un maggior, cioè bisogna costruire un processo per avere un più efficace coordinamento. Questo lo possiamo fare in tanti modi, con tavoli di lavoro, gruppi di lavoro, dove il comune nell'ambito dell'iniziativa Smart City ovviamente ha un ruolo di primo piano, e per questo però possiamo utilizzare anche tutta la parte più tecnologica. Io arrivo da questo mondo, ci lavoro, quindi il sfruttare sempre più e in maniera efficace la tecnologia è una cosa nella quale io credo, e sicuramente può essere messa a servizio di un'iniziativa come quella di Smart City. Quindi questo in estrema sintesi quello che così mi ritengo opportuno dire, poi sono pronto a rispondere a eventuali domande. Grazie.